Donna Haraway ne parla tanto del compost, però in un altro senso, che più di comunità, parla dei bambini del compost in particolare, persone umane o non, che creano delle alleanze improbabili, che quindi non sono determinate dalla stessa ideologia, piuttosto che dalla stessa pratica, ma che si uniscono in maniera contingente per creare delle alleanze, no? Per creare proprio una forma di resistenza anche collettiva. La cosa che a me interessa di questa dimensione è, a parte proprio la percezione, e la percezione condivisa. Noi usiamo questo tipo di registrazione, che è il binaurale, per cui la persona che registra, registra come se fossi nella stessa stanza, fossi nell'ambiente. Per cui la persona che ascolta quello che è stato registrato, quando mette le cuffie, se faccio così, sente proprio anche proprio l'impressione fisica di avere qualcuno che gli fa così vicino la faccia, no? Perché è riprodotto in tre dimensioni il suono. E questa cosa qui noi la vogliamo usare per scollare piano piano il piano del reale dal piano sonoro, che non è registrato in tempo reale, perché le persone non sappiano più cosa sta succedendo veramente, cosa è registrato. È un po' una simulazione di perdita della biodiversità, se sono anni e anni e anni che sta succedendo questa cosa, noi la riduciamo in uno spazio molto piccolo per far sentire la perdita fondamentalmente, no? Quindi andiamo un po' a aumentare i suoni e la variazione dei suoni per poi, e gli stimoli anche fisici. Per poi piano piano ridurli sempre di più. Quindi senza voler portare soluzioni, perché non sono individuali in ogni caso, e poi non ce li abbiamo, però almeno creare uno spazio per cui questa cosa si possa sentire insieme e processare insieme. Parto un attimo dal principio, cioè dal tipo di relazione che noi abbiamo instaurato con i cani con cui viviamo, sia io e Francesco che Silvia, in questo progetto, e di come tutto questo mondo si apra comunque delle questioni sull'antropocentrismo, perché anche no, il fatto di educare un cane, di istruire un cane è totalmente cioè noi possiamo farlo in tutte le maniere possibili, però è un fatto antropocentrico. Siamo noi che dobbiamo organizzarci, rimboccarci le maniche per far sì che un cane possa stare al mondo, in un mondo prettamente antropizzato, perché questo è il problema, no? Nel caso di Walden, noi, cioè gli animali con cui siamo stati insieme, sono gli animali con cui noi viviamo, no? Con cui noi condividiamo la nostra vita. E quello che mi risuonava molto, no, dalle parole che dicevi tu sul lavoro di Luna, è questa cosa, questo sfumare la vita, no? Tra la vita nella performance, cos'è, chi è il performer, chi è lo spettatore. Anche lì l'animale non umano vive una continuità tra
tra la quotidianità e il fatto di essere con noi a fare qualcosa di performativo. Non è che lo vive... Io non credo che loro entrino in una dinamica performativa come noi possiamo intenderla, come noi esseri umani possiamo intenderla. Loro vivono la continuità della quotidianità della relazione con noi e con l'ambiente in cui sono inseriti. È chiaro che percepiscono la differente energia se magari dovesse entrare un pubblico, no? Quello sì, però per loro è la loro quotidianità, loro sono totali in quello che sta succedendo. Quindi alla domanda se sono performer, io, andando contro a tutti questi nuovi studi sugli animal performance studies, ti direi, per me i cani con cui vivo, no, non sono dei performer. Non sono dei performer. Non sono dei performer per come noi esseri umani li intendiamo, anche perché appunto in questa continuità tra vita e lavoro di ricerca performativa non c'è una nostra richiesta nei loro confronti di fare, non sono spinti a fare delle cose straordinarie. Loro sono liberi di essere e di agire. L'agency che hanno è essere cani. L'interesse in generale nei lavori a cercare una forma di alterità, di qualcosa che trasforma continuamente la scena, il corpo, e lo faccio attraverso questi dispositivi tecnologici, quindi dire artificiali in qualche modo, che sono però che si spingono un po', mi aiutano un po' a trovare sempre delle forme comunque di relazioni che sono poi ibride, cioè che costruiscono, comunque deviano un po' la narrazione e non sono utilizzati comunque in una forma, diciamo, prettamente di servizio alla scena, all'atto performativo. In Besides Me, per esempio, con la costruzione di questi, diciamo, questo bosco di laser, questo strumento di luce molto sintetico, è diventato effettivamente corpo con cui la danzatrice poteva relazionarsi, una soggettività composita tra l'umano e il non umano, cioè non, che sta un po' nel mezzo, cioè c'è una relazione fluida, cioè in modo tale che c'è un respiro tra una parte ed un'altra, non essere fissi in un'identità, ma essere aperto a poter diventare costantemente qualcos'altro. In questo momento, precisamente perché appunto il lavoro è mutante, la cosa che mi interessa, legato proprio al postumano, non è tanto l'idea della protesi o l'idea di qualcosa che è legato alla tecnologia, no? Anzi, è come l'opposto. Quindi tanto, cioè, quanto un corpo crea, diciamo, o si appropria di cose posticce, di cose un po'... di posticci e in quel senso diventa un qualcos'altro. Quindi mi interessa proprio l'immagine, diciamo, anche della parrucca, l'immagine dell'unghia finta. Mi interessa proprio quello che sta in qualche modo che i giovani e o comunque la società ha
ha preso come accessorio per diventare un qualche altro corpo. Quindi appunto c'è tutto questo discorso legato al drag, all'attravestimento, alla mutazione, che non è per forza il soggetto della, diciamo, della mia ricerca, ma fa parte proprio di un insieme di cellette che si stanno un po' strutturando nel mio pensiero e che insieme creano appunto un'immagine di un corpo altro, e che questo corpo altro, connettendosi con altri corpi altri, è in continuo adattamento e mutazione. Quindi lì c'è proprio il discorso legato alla famiglia, alla relazione, che anche lì si scardina, e, diciamo, l'idea diciamo tradizionale, se così si può dire, rispetto a quello che è un possibile legame sanguigno. Dico tradizionale perché appunto si intende famiglia come qualcosa che ha a che fare a livello proprio di sangue, e invece mi interessa proprio l'idea di comunità, quindi come anche questa idea di nucleo si sta modificando da appunto la relazione uno a uno alla relazione uno a tanti. E per questo in It's Hard to Be Human c'è appunto questo nucleo di 5 persone che hanno questo svolgersi, è come se si trovano all'interno di una stanza un po' appunto posticcia, decadente, e lo svolgersi della vita, dell'epoca della vita, dalla nascita alla morte, si trova in qualche modo a modificarsi continuamente in base alle relazioni che si creano. Ecco, questo è un po'.